tutta quella smania che sai. Vecchio sì, e sei tagliato fuori, quelle tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragione non ha. E sull'onda di questa celebre canzone di Renato Zero del Sanremo 91 introduciamo un altro argomento, che è quello del cosiddetto ageismo. Cosa vuol dire l'ageismo? È la discriminazione nei confronti degli anziani. Un è appunto Renato Zero, di questo parlava nella canzone. Un fenomeno che forse, di cui forse si parla poco, perché non è molto percepito, e che pure esiste ed è studiato e seguito dagli specialisti. Eh sì, un fenomeno che, su cui il governo francese ha iniziato una campagna, che la cui eco è arrivata fin da noi. Allora noi ne parliamo con Maria Rita Parsi, che vediamo collegata da Milano. Buongiorno dottoressa, col professor Domenico De Masi e il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, scusate, il professor Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Professore, cominciamo proprio da lei, perché insomma dicevamo con Marco che l'ageismo è come dire, una forma di discriminazione di cui veramente poco si sa, e che pure esiste e che insiste su una fascia di società che pure è una fascia importante, che può avere anche un ruolo importante nella società, no? Guardi, è molto diffuso ed è pervasivo, perché già crescendo in età giovane adulta noi siamo esposti all'ageismo, in certo qual modo lo internalizziamo e, diventati anziani, non ce ne accorgiamo, paradossalmente arriviamo a condividerlo. Può esprimersi con discriminazione, con stereotipi, con atteggiamenti francamente avversativi, e addirittura si esprime indipendentemente dalla personalità, mentre il razzismo e il sessismo sono legati a personalità aggressive e dominanti. Purtroppo l'ageismo è estremamente diffuso. Cioè chiunque può essere ageista, diciamo. Senza rendersene conto. Anche una persona avanti con l'età può essere a sua volta... Purtroppo sì, è ampiamente documentato che manca la comprensione del fenomeno e si arriva a condividere atteggiamenti che sono alla fine autolesionisti. Senta, ma le conseguenze di atteggiamenti ageisti sulla vittima sono chiaramente psicologiche, però leggo anche fisiche. Sono molteplici. Quelle psicologiche riguardano in realtà anche la sfera cognitiva. Si è visto che i soggetti esposti ad ageismo hanno un più rapido declino della memoria, dell'attenzione e delle funzioni prassiche, ma hanno anche una minore aspettanza di vita, fino a 7 anni in meno rispetto a chi ha una visione positiva della vita, e si è documentato che parte almeno di questo effetto è mediato da un aumento del tono simpatico, da uno stato pro-infiammatorio. In ultima analisi, l'ageismo è uno stressor, quindi è uno stress persistente che lede il nostro organismo. Allora, io non so se hanno mai sentito parlare di ageismo gli ospiti di Cristina Conforti, che sono collegati con noi dal vano laziale. Io però li vedo straordinariamente vitali, perché questa mattina, mi pare, Cristina, eccoci... Da voi si fa ginnastica? Sì, mi dici, buongiorno Monica e Marco. Cristina, levami una curiosità: i tuoi ospiti, tanto hai avuto modo di parlare con loro, hanno mai sentito parlare di ageismo? Guarda, di per sé questo termine forse non lo conoscevano, però mi hanno detto che forme di esclusione e di discriminazione in realtà le conoscono. In qualche modo, ecco, Giuliana, che vediamo stanno praticando il Qigong mentre vi parlo, mi diceva nell'ultima fase del lavoro, vero Giuliana? Sì, certo, perché non essendo una nativa digitale ho faticato molto ad imparare qualche cosa. Che anche lavoro facevi? La maestra elementare facevo. E quindi, signora, e quindi cosa ho faticato, dicevano? Molto anche a imparare il telefonino, lo smartphone. Che cosa le dicevano, chiede Monica? Le mettevano un pochino in disparte per questo? Insomma, certo, ci facevano fare dei corsi, ma non era semplicissimo, perché il computer era uno,
all'epoca non ce n'erano tanti. Quindi hai avuto un po' di difficoltà, invece con questo gruppo, Giuliana, vi siete proprio rianimati. Certo, senz'altro è proprio una cosa ottima per la salute, per la schiena, non ne parliamo. Perché tutti questi bei movimenti così. Mi sembra quasi un ballo, no? Sì, la disciplina del Qigong, che poi vi conduce allora, anche benissimo. Al Tai Chi. Avete provato il Tai Chi? Certo. Cristina, allora andiamo dalla professoressa Parsi, proprio prendendo spunto da quest'ultima cosa che stavate dicendo, cioè le cose che vengono dette, che sono denigratorie o insultanti nei confronti delle persone di una certa età. Professoressa Parsi, anche in questo caso, cos'è più ricorrente in questo tipo di insulti emarginativi? Non so come definirli. Intanto vorrei dire che i bambini non insultano gli anziani, perché la grande passione dei bambini, il bene rifugio, sono i nonni. Quindi vorrei dirlo come elemento che prenda il via. La seconda cosa è che farli sentire inutili, farli sentire in difficoltà, far sentire che non sono più in grado di fare tutta una serie di cose, ti stanchi presto, non fare, fai attenzione, non portare... Cioè, molte volte è come dire un suggerimento, sei vecchio, non puoi. Allora, il meccanismo è, se i vecchi potessero, se i giovani sapessero, ed è un incontro insieme tra ciò che i vecchi possono dare ai ragazzi, ai giovani, anche alle persone mature come esperienza, e gli adolescenti possono dare come vecchiaia adolescente, come spinta, come possibilità di continuare a fare progetti, perché io credo che il futuro dei vecchi sia dare un futuro ai giovani, e che questo i giovani lo sentono. Quindi per combattere queste forme di discriminazione c'è da mettere insieme invece in contatto, e questo lo può fare la scuola, lo possono fare le realtà associative come avete visto prima, lo possono fare le realtà nelle quali giovani e anziani si incontrano, perché quelli sono testimoni, oltre ai nonni, oltre ai parenti anziani, ma sono testimoni di vita, di vitalità, di esperienze fatte, di errori fatti, di dubbi che hanno. E poi un'ultima cosa. Sì. I vecchi si avvicinano a consumare tutto il tempo, ma hanno tanto tempo, e loro sono quelli che andranno a vedere l'invisibile agli occhi, e i giovani sono quelli che devono avere una esperienza e anche un sentimento d'amore nei confronti di ciò che sta finendo, perché è un insegnamento come comunque la vita finisce. Mi dispiace dover dire, non siamo immortali. Professoressa, non c'è dubbio che quel che lei sta dicendo, ovvero la sintonia tra generazioni, è un tema fondamentale, no? Poi nell'affrontare questo fenomeno, questo problema che evidentemente è stato riscontrato. Professor De Masi, vengo da lei perché per tornare proprio su questa frattura in qualche modo generazionale, no? Perché quando l'ospite di Cristina Conforti ci raccontava la sua esperienza, mi sono sentita discriminata quando di fatto, insomma, mi chiedevano di utilizzare le nuove tecnologie, io in fondo ero un po' lenta, non ero abituata e forse mi ci voleva un po' più di tempo, e verosimilmente quelli più giovani magari questo tempo non lo volevano aspettare. Quando è cominciata questa frattura generazionale secondo lei? Cioè, possiamo ricostruirla da un punto di vista storico? Beh, intanto dico che ascoltando voi ho scoperto che anche io sono agista. Cioè, dovendo scegliere tra passare una serata con dei giovani o con degli anziani come me, preferisco quella con i giovani. Però forse dopo questa trasmissione mi ricrederò in qualche modo. Quindi da ragione dove al professore Incalzi. Dove è cominciata questa differenza? Dunque, i vecchi hanno fruito di un grande prestigio per millenni, per un fatto semplicissimo, perché erano una specie di enciclopedia vivente. Avevano vissuto a lungo, avevano sbagliato molto, quindi avevano fatto molta esperienza e avevano molte probabilità di indicare come non si sbaglia per il futuro. A un certo punto è intervenuta questa benedetta o maledetta tecnologia che ha invertito i rapporti. Per la prima volta nella storia umana i bambini, i ragazzi, i giovani sanno molto più dei vecchi per quanto riguarda l'uso di queste nuove tecnologie. L'abbiamo sentito anche dalla testimonianza
precedente. Questo che cosa ha comportato? Che appunto per la prima volta gli anziani hanno dovuto chiedere ai giovani, anziché i giovani agli anziani. Gli anziani sono stati troppo lenti nel capire l'importanza delle tecnologie, le hanno snobbate. Ci sono professori, miei colleghi, che scrivono ancora con la penna stilografica, snobbando e ostentando questo loro legame con il passato. Se invece una persona col crescere dell'età, e dobbiamo tener conto che la vita si è molto allungata, per cui se un tempo una persona a 60 anni era vecchia, ora non è vecchia neppure ancora 80 anni più delle volte, perché la vecchiaia si calcola dalla morte. Cioè, vogliamo, professor De Masi, mi scusi se la interrompo, vogliamo, professor De Masi, andare a vedere un esempio, come dire, straordinario di anzianità adolescente, come diceva la professoressa Parsi, che è quello di Rita Levi Montalcini, voglio dire, certo. Una ragazza, rimasta ragazza fino all'ultimo giorno, e premio Nobel nello stesso tempo. Vediamo questo servizio. E vedi, per la mia esperienza personale, la mia esperienza è che questo periodo finale del mio percorso è migliore, più sereno. Non mi ero preparata a questo, non l'ho fatto, ma è stato naturale continuare, anzi aumentare l'attività, perché i giorni davanti a me possono essere un giorno, un mese, un anno, pochi. Non mi importa né la morte né quel che può capitare, voglio al massimo utilizzare questa esperienza di vita. Professor De Masi, una straordinaria, certo. Professor De Masi, un breve commento a queste parole di Rita Levi Montalcini. Ma è perfettamente d'accordo. Tra l'altro, Rita è stata una persona che ha dato vitalità a tutti. Però vedete, Rita Levi Montalcini era perfettamente al corrente con quello che si stava modificando nel mondo. Il modo per non essere vecchi con se stessi e con gli altri è quello di essere al corrente di ciò che si muove nel mondo. E ciò che si muove di più oggi è la tecnologia, per cui una persona, se non vuole apparire vecchia agli occhi di chi la circonda, deve essere molto molto attenta e essere aggiornata tecnologicamente. Beh, sicuramente Rita Levi Montalcini poteva insegnare a chiunque. Andiamo da Marco Impagliazzo. Tutto questo mentre, Marco, scusa, continuiamo a vedere le straordinarie immagini che arrivano da Albano, no? Perché insomma, no, al di là delle arti marziali, mi pare evidente che anche questo è un segno di straordinaria vitalità. Andiamo da Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, che è sempre stata molto vicina agli anziani, fa delle iniziative molto importanti proprio per reinserirli o inserirli nel contesto, nella dinamica sociale. Impagliazzo, quali sono allora i bisogni più avvertiti dai giovani, dalle persone di una certa età? Per esempio quello di imparare le nuove tecnologie, immagino. Sì, però mi faccio fare un passo indietro, più fondamentale. Il bisogno è quello delle relazioni personali. Oggi una delle grandi discriminazioni che subiscono gli anziani, soprattutto quelli che non hanno la famiglia o che sono stati lasciati dalla famiglia o la cui vita si è allungata e non hanno trovato più i loro amici, è quella di essere soli. La solitudine è un grandissimo problema che accorcia anche la vita degli anziani, e l'abbandono di tanti anziani nelle istituzioni, negli istituti, crea gravissimi problemi, come abbiamo visto anche durante la pandemia del Covid-19. Quindi io direi il tema fondamentale è recuperare il rapporto umano con gli anziani, le relazioni, la socialità, l'attenzione, la cura a queste persone. Quello che si diceva prima del rapporto tra giovani e anziani è realmente fondamentale. Non abbandoniamo gli anziani, altrimenti si sta creando una sorta di apartheid sociale nei loro confronti, proprio perché, come diceva De Masi, la vita si è allungata in maniera impressionante, ma la società non ha ragionato su come vivere degnamente bene tutti gli anni che ci sono stati dati dal progresso.
In Pagliaccio, quello che dice mi sembra fondamentale, insomma, non, le relazioni sociali nella vita di un anziano sono fondamentali ed è anche vero che in questa chiave bisogna promuovere sempre di più il ruolo attivo degli anziani. Su questo voglio sentire sia Antonella Incalzi, però prima mi fate fare una battuta per favore con gli ospiti di Cristina, perché insomma le relazioni sociali lì si praticano, mi pare, no? A distanza, in sicurezza. Proprio sono lì, però, guarda, che fanno il tai chi. Dicevano proprio questo, che post-Covid loro hanno cercato, hanno creato e cercato questo spazio qui a Villa Doria Peffili, perché, Nana? È il miglior modo per reagire all'agismo, perché facendo appunto vedere quello che si può fare anche a 80 anni, chiaramente l'agismo per noi non esiste. Non esiste, e poi avete reagito all'emergenza Covid, certo, vedendovi all'aperto, è così? Certo. Abbiamo dovuto cercare una location chiaramente adatta all'aperto per non chiaramente infettarci, certo, con gli altri. E per non subire, mi dicevi, anche questa esclusione, questa solitudine che poi rischiava di prendere il sopravvento. Ecco, è il pericolo maggiore. Sì, sì, sì. Come ha detto giustamente prima, giustamente, sembra la Parsi, no? Esatto, la dottoressa Parsi. Quello che succede, quello che succede, sì, è che a un certo così. Punto, scusami Cristina, Incalzi, i centri anziani sono dovuti chiudere, insomma, è quello che ci suggeriva in Pagliaccio, no? Cioè le relazioni sociali si praticavano per molti anziani all'interno dei centri anziani, appunto, e poi però questi sono stati chiusi e allora forse l'abbandono uccide. Ma questo lo vediamo purtroppo quotidianamente, indipendentemente dal Covid, è nostra comune esperienza quando dimettiamo spesso malati anziani complessi e variamente disabili che non tornano a casa, sebbene ne abbiano la possibilità economica e relazionale, vengono invece trasferiti in lungo degenza in RSA, perché purtroppo l'ageismo si esprime anche così. E a fronte di quanto dicevano prima gli interventi estremamente interessanti sull'importanza del rapporto intergenerazionale, vorrei citare un esempio che è bellissimo, è quello della comunità dei soggetti con ipoacusia grave, che concerne fasce di età, si parte dai bambini, si arriva agli anziani. Ebbene, quegli anziani che fanno parte di quella comunità hanno una visione della vita e anche un'aspettativa di vita che è assolutamente molto positiva ed è comparabile a quelli degli anziani in ottime condizioni. Quindi il rapporto intergenerazionale è salvifico. Ci torneremo sicuramente, grazie a tutti i nostri ospiti. Con grazie. Albano ci vediamo più tardi, invece noi adesso diamo la linea a Vrini, ad Antonio no, Vrini. Al TG1. No. TG1. Chiedo scusa.